immagina di attrarre la ragazza che ti piace come un magnete, senza avere più l'imbarazzo di dover andare da lei a conoscerla. Sarebbe fantastico, vero? Vuoi sapere come farlo? Allora ascoltami molto attentamente, perché alla fine del video ti darò anche una dritta per far sì che sia lei a chiederti di uscire. Gli uomini, quando sono interessati ad una ragazza, usano principalmente due strategie, quella del pavone e quella dello zerbino. Si pavoneggiano per far vedere quanto siano bravi, belli e simpatici. Oppure, se hanno poca autostima e poca sicurezza in se stessi, si sdraiano e si azzerbinano affinché lei possa pulirsi le scarpe su di loro. E questi atteggiamenti sono quelli che le donne vedono tutti i giorni, perché tutti i giorni sono bombardate da questo tipo di uomini che si comportano tutti nello stesso modo. Cosa fare quindi per rompere questo schema? Comincia a farle vedere che non sei come tutti quei morti di figa che si prostrano ai suoi piedi. Falle vedere che hai personalità, che la tua dignità vale più della possibilità di conquistarla. Comportati come se fosse una donna normalissima e non come se da lei dipendesse tutta la tua vita. In questo modo, di sicuro, non passerai inosservato ai suoi occhi. È inutile mentire. Lo so che quando sei di fronte a una donna bellissima ti trasformi in un'ebete senza cervello. Succede a tutti ed è successo anche a me. Il problema è che questo porta la donna a prendere nei nostri confronti un potere esagerato, perché quando ci comportiamo così lei riconosce in noi un fortissimo desiderio sessuale e quando noi trasmettiamo questi messaggi non verbali lei comincia a squalificarci come uomini e inizia a prendere potere nei nostri confronti. Quello che devi fare, anche se ti piace in maniera spropositata, è non dimostrare in nessun caso che sei attratto da lei. Interessati piuttosto alla sua personalità e al suo carattere. Questo ti farà percepire come diverso ai suoi occhi e farà scattare in lei una forte curiosità nei tuoi confronti. Trovi queste e tantissime altre informazioni sull'attrarre le donne nel mio nuovo libro, Il Gentleman Seduttore. Non fartelo scappare! La donna è un essere poetico, l'incarnazione della bellezza e dell'amore. Questo dobbiamo sempre ricordarlo per capire che dobbiamo sempre e comunque rispettare la donna. È anche vero che così come dobbiamo rispettare le donne, dobbiamo soprattutto rispettare noi stessi. Soprattutto noi stessi. Quindi non ti far mai trattare come uno zerbino. Dimostra invece di avere una tua dignità. Rispetta sempre con grande impegno una donna, ma pretendi sempre la stessa cosa da parte sua. Non esistono donne o uomini che valgano di più o di meno. Non è una questione di genere, ma è una questione di esseri umani. E gli esseri umani, in quanto tali, vanno rispettati a prescindere. Se lei vedrà che tu non ti butti via piuttosto di ricevere anche la benché minima attenzione, ti percepirà come un uomo che sa darsi valore e sarà di conseguenza attirata dalla tua personalità. Ciao bellissima, quando ci prendiamo un caffè? Perché non ti fai un po' invitare a cena? Quando ci prendiamo un aperitivo, splendore? Vengono le bolle quando sento ste cose. Parliamoci chiaro, è sempre l'uomo che deve prendere iniziativa e dimostrare di avere le palle per approcciare una donna e chiederle di uscire. È anche vero che quando glielo chiedi con insistenza diventi pesante e in automatico lei perde interesse ed attrazione nei tuoi confronti. E se succede, mi spiace, ma i giochi ormai sono fatti. La partita è finita e non hai più tempo per recuperare lo svantaggio. È successo anche a te? Fammelo sapere qua sotto nei commenti. Quello che devi fare è creare in lei la voglia di chiederti indirettamente di uscire. Questa cosa è chiara se pensi a tutte quelle volte nelle quali una donna muore dalla voglia di uscire con un uomo e gli dice cose come: questo weekend non so proprio cosa fare. Ho sentito che quel locale nuovo è bellissimo. Mi piacerebbe tanto andarci, ma le mie amiche non ci sono questo weekend. E arriviamo così alla dritta della quale ti parlavo all'inizio del video. Se lei ad esempio ti parla di un locale nel quale vorrebbe andare, tu puoi dirle: guarda che se è una scusa per invitarmi a uscire, puoi chiederlo direttamente. Ricorda, l'obiettivo non è chiederle di uscire, ma darle una marea di motivazioni per far sì che lei crei le condizioni per uscire con te. Ricapitolando, distinguiti dalla massa, togliile potere, dimostra di avere dignità e non chiederle di uscire in modo supplicante. Fai tuoi questi quattro modi di fare e sarai molto più attraente agli occhi di qualsiasi donna.